Collegati nuovamente nel nostro angolo Star Volley Camp l'usanza, Maurizio, 3, 2, 1, ci siamo collegati, ma ormai è l'usanza che tutte le volte che si entra in collegamento angolo web è questa. Allora, Maurizio, è il momento che io odio di più perché voi dovete capire una cosa, si arriva con l'arrivo del campione, sicché in questo caso la Maurizio, tutti energici, tutti veramente all'ennesima potenza, contentissimi. Poi durante la settimana, ma anch'io stesso sono talmente abituato, me la sento talmente mia, e non capire male, è anche da casa, tra virgolette. Anche se ti sente mio marito, ho poi capito, dopo... ma anche se mi sente la mia moglie, cioè il problema esatto, è questo, ma insomma, è in genere noi toscani siamo. Ah, perché sei sposato? C'è anche un figlio, perché te quanti c'hai? C'è anche il gossip, il gossip, due, esatto. Eccolo il gossip, attenzione. La gente a casa impazzisce per sapere le nostre vite. È chiaro. Ecco. Poi dopo esatto. Codice fiscale anche. Dicevo, scherzi, affezioni, mi affeziono a te, ai ragazzi, alle bimbe, veramente alle usanze di quello, i tempi, i ritmi che ci batte questa settimana. Però è il momento del saluto. Allora, Maurizio, due parole alle nostre stelle che hanno oramai colorato questa settimana. Una parola unica è grazie, grazie per quello che hanno dato, grazie per quello che hanno apportato, grazie per come si sono buttate in questa esperienza divertente e forte, anche tecnicamente non semplice, perché tante bimbe hanno imparato cose che magari non avevano ancora fatto, però non hanno avuto nessun timore, e per tutta la passione che hanno messa, dalla prima all'ultima. Un consiglio che da lasciare proprio incorniciato proprio all'interno di questa piccola intervista, che tutte queste bimbe si devono ricordare, un consiglio. Ad ogni bambino ho detto che il regalo più bello che lo sport può dare è il senso proprio di appartenenza, e quindi di portare questo valore in ogni club nel quale loro giocano, e la stessa passione che hanno dato giorno dopo giorno in qualsiasi attività che abbiamo sviluppato, dal lavoro in palestra al lavoro fuori dalla palestra, e quindi un successo a 360 gradi. Le nostre organizzatrici, Giulia e Diletta. Bravissime, top, sempre precise, non hanno mai avuto nessun momento di defiance. Lo avranno da domani, perché crolleranno mentalmente, perché la pressione è stata grande, però sono state davvero molto molto brave, attente su tutto. E il nostro primo tifoso, nonché presidente Nicola Brizzi della BC Sport. Saluta, signore e signori. Dire, presidente Nicola è da agosto dello scorso anno che prepara questo camp, quindi un anno intero di preparazione, un grande successo, quindi se lo merita tutto. E ormai anche qui io lo devo fare. Maurizio, è stato un piacere. Mi raccomando, continua così. E vedete, io l'ho fatto apposta perché sto prendendo beneficio, ma veramente mi dispiace tanto. Ragazzi, come dico sempre, hashtag non se ne fa una ragione. No, io vi darò, vabbè, io ho il numero di telefono, sicuramente poi la chiamerò, perché mi sono affezionata a Maurizio, che ci devo fare? Non si può stare, Maurizio è contagiosa. Vale a dire a mio marito. Ma tanto non la vede nessuno questa intervista, sicché veramente lo scoop, signore e signori, non è più in giro, è a Star Volley Camp, signori, lo scoop. Ciao dallo speaker. Un bacio a tutti e grazie. Ciao. A te l'onore come al grande fratello di spegnere, oramai, la telecamera. Ciao. Bye.